Ciao amici, buongiorno. Oggi andremo a preparare insieme i muffin. Uno con gocce di cioccolato e l'altro all'arancia, cioè aromatizzati all'arancia. Quindi adesso andremo di là e piano piano ci sarà sempre il mio voice over super mega figo. E niente, ciao. Per i primi muffin, quelli con le gocce di cioccolato, bisogna sbattere un uovo insieme a 80 g di zucchero e giro giro, qua c'era un pezzo di uovo, vabbè, sono un po' maldestra, scusatemi. Aggiungo poi 100 ml di latte, io ho usato questo di soia, della Valsoia, lo sapete, quello che bevo sempre io. Giro, 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 giro. E poi vado ad aggiungere la farina, 150 grammi, ho usato quella senza glutine. Aggiungo poi 40 ml di olio d'oliva, se ce l'avete di semi di girasole è meglio, e poi vado ad aggiungere metà bustina di lievito perché era 16 grammi, a me ne servivano 8, quindi ne ho messa metà. Precedentemente ho messo da parte 50 g di gocce di cioccolato fondente. Ne vado a prendere una manciata di quelle di quei 50 g e la vado a mettere dentro l'impasto e giro. Quando è tutto pronto, vado a prendere i miei pirottini, io questi qua di plastica. Utilizzabili, di gomma, non di plastica, e vado a infarinarli, ma prima a oliarli con l'olio che mi è rimasto nel bicchiere. Quindi bagno un fazzolettino di carta e vado a fare piripipi piripipi in tutti i pirottini e poi metto la farina. Devo passare la farina tra i pirottini così da non sprecarne troppa. Fatto questo, vado a prendere l'impasto e riempio i pirottini per i 2/3, quindi io esagero, infatti vedrete che alcuni si gonfieranno talmente tanto che sembreranno delle bombole. Comunque, fatto questo, i pipì metto in quella teglia che vedete vicino a me e in forno a 180 gradi in un forno preriscaldato per 20 minuti. Mi è avanzata dell'impasto, quindi ho fatto anche questi qua piccolini, molto carini, visto che a mia mamma non piacciono le gocce di cioccolato, almeno se li assaggiava solo senza mangiarsene uno. Inforniamo questi e andiamo a preparare quelli con l'aroma d'arancia, quindi un uovo. Sbattiamo, aggiungiamo lo zucchero, 60 grammi, aggiungiamo circa 70 ml di succo d'arancia, ma mettetene anche un po' di più perché non sapevano tanto d'arancia i miei, giriamo, aggiungiamo poi 40 ml d'olio, sempre d'oliva come vi ho detto prima, ma se avete semi meglio, e poi vado ad unire 100 grammi di farina, in realtà poi ne ho messa ancora, quindi io vi direi di mettere 150 grammi. Infatti, poi vedrete adesso che ne metterò ancora, e poi metà sempre bustina di lievito, quindi sempre 8 grammi.
Vado a fare la stessa cosa, quindi bagno il mio tovagliolo nell'olio e faccio tutta la teglia, metto la farina e, come sempre, 3/4 del loro, della loro capienza. E in forno per 20 minuti a 180 gradi, come prima. Primi al cioccolato sono sfornati, amici, guardateli, che buoni, wow! Lo sapete che come sempre faccio con voi l'assaggiamento, il mangiamento, come l'ho chiamato nell'altro video, quindi andiamo. Buono vero, ragazzi, non si parla con la bocca piena. E anche quello lì all'arancia, cotto. Se ce l'avete mettete anche un po' di scorza. Scusatemi, voi. Non sono tantissimo di arancia, però sono buoni. Bene amici, questo video è finito. Sono contenta di avervi tenuto un po' di compagnia, se questo è successo. In tal caso, grazie per aver guardato questo video. Vi voglio tanto bene, spero che abbiate passato un buon giorno con i vostri papà. E vi mando un bacio super enorme. Ciao!